Siamo tornati. Che felicità, signori, che felicità. C'è sempre la zucca di Halloween, perché noi siamo pronti per l'anno prossimo. Non vi preoccupate, sarà un grande Halloween. Bella ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo episodio, il primo del breakfast del 2018. Signori, oggi purtroppo non ci sono i rigoli perché mi sono finiti. È tardissimo, sono le 2:15. Non mi sono svegliato. Ieri sono andato a cena con Ron, Delux e le nostre rispettive compagne di vita. Mi ho fatto un po' tardi perché Delux ci ha voluto per forza rompe il culo su Trivial fino alle 3. Ci ha proprio aperto in una maniera incredibile. Cazzo se abbono. Quindi ci ha rotto il culo, ma la nostra vendetta sarà inesistente. Allora signori, fate finta che questi siano rigoli e li spezziamo lo stesso, non vi preoccupate. Oggi come sempre andiamo a parlare di argomenti che ci interessano, di argomenti che ci cambiano la vita. Come per esempio il mio ultimo video, che vi ha cambiato abbastanza la vita, ho visto che vi ha scosso. Sono contento di come andato il video perché ha fatto 180.000 views, 35.000 like, un po' più di dislike del solito perché i vegetariani fanno schifo. E la gente non è riuscita a capire che anche dicendolo io nel video, io l'ho detto ragazzi nel video, che il video non serviva a convincervi a non mangiare carne perché non me ne frega un cazzo di quello che mangiate, ma era il mio punto di vista. Purtroppo i punti di vista su YouTube non vanno molto d'accordo con l'utenza, perché i punti di vista, se sono diversi dal punto di vista di uno che guarda il video, è sbagliato. Il mio è sbagliato. Non mangio carne? Sono un coglione. Non mangio pesce? Sei un coglione, il pesce è buono. E io pur dicendolo nel video, non avete capito un cazzo. Mi fa molto non tutti, quelle persone che l'hanno fatto, gli altri ho apprezzato molto tutti i commenti. Quindi io direi di spezzare un finto rigolo per i vegetariani fanno schifo, che comunque è la nuova moda del 2000 e sempre, perché comunque la gente è molto originale. Quindi io pur spiegandovi le cose, pur spiegando che era un mio punto di vista, non è andato bene perché il punto di vista, se è mio, è sbagliato, a quanto pare. Quindi io ragazzi non so che dirvi. Volete mangiare carne, fatelo. Non ho mai detto il contrario, ma lasciatemi mangiare le mie cazzo di verdure. Sono gusti personali. Il mio gusto personale è che la carne e pesce mi fa schifo. Non me li mangio, non mi servono, non ne necessito, sto bene. Non sono bianco di carnagione perché non mangio carne. So che sei ignorante e so che ti piace esserlo, ma non è quello il motivo. Per tutto il resto c'è la nuova tazza del Dread and Breakfast che mi ha dato mio cugino col joystick. Non so se riesco a farvela vedere, però è un joystick. Bella per mio cugino. Pensiamo un finto rigolo a mio cugino, così è contento. Bella per lui. Cioè, non penso che per far video devo per forza darvi fastidio, no? Cioè, per far views, scusate, non devo per forza a darvi fastidio. Mi piacerebbe anche avere dei riscontri su altri video. Il Rotto Commander sta andando incredibilmente bene, ragazzi. E casualmente, come avevo detto a tutti quelli che a tutti gli youtuber che si erano depressi perché a dicembre non riuscivano a fare views, non capivano il motivo, io ho detto: ragazzi, state tranquilli, è una cosa di YouTube che fa ogni anno e ogni anno vi lamentate delle views. YouTube non dà le views a dicembre perché guadagniamo di più e quindi blocca le views e quindi ci dovrebbe dare molti più soldi. Casualmente, in 8 giorni di gennaio, tra l'altro oggi è 8 gennaio, no? Quindi facciamo entrare Ascanio, per favore. In 8 giorni di gennaio ho raddoppiato gli iscritti che facevo mensilmente in 8 giorni e faccio 1,5 milioni in più di views al mese. In 8 giorni. E casualmente prendo anche 1.500 euro in meno da YouTube. E casualmente, sempre sto dicendo, appena arriva gennaio si sistema tutto. Novembre e dicembre sono mesi del cazzo, perché YouTube ti deve dare più soldi perché ci sono più pubblicità e ti blocca le views. Non è l'algoritmo, perché allora gli scienziati di YouTube stanno studiando a YouTube, che è paraculo. Ed è anche ovvio che a novembre e dicembre la gente c'è altro da fare, deve vedere i video. Quindi è sia YouTube che dice non vi do tutte le views, attaccatevi al cazzo, sia la gente che a novembre e dicembre deve studiare, deve lavorare, deve fare i regali, deve addobbare l'albero, deve stare con la famiglia. È ovvio, è ovvio. Vedrete, salvatevi questo video perché vedrete che l'anno prossimo sarà uguale. L'anno prossimo ci sarà gente a novembre e dicembre che dirà: ragazzi, l'algoritmo. No, fra, non è l'algoritmo. A proposito di YouTube, oggi, penso proprio oggi, abbiamo ricominciato a caricare video sul canale dei Boosers. Non so sinceramente a che ora è uscito, non so quale video sia uscito, dato che è un video comunque registrato nel 2017. Poi da questa settimana ricominceremo a registrare nuovi video che vedrete durante queste settimane. Mi fa piacere che vi sta piacendo il nostro piccolo progetto di me, Omi e Maurizio. Andatevi ad iscrivervi, mi raccomando, a Boosers, perché noi ci teniamo, vogliamo assolutamente arrivare all'estate con un pubblico più grande, cioè più grande non di età, di quantità, con un pubblico più sparso per l'Italia. Quindi andatevi ad iscrivervi, vi lascio il link in descrizione, lo farò, ve lo giuro, non me lo dimentico, anche se questo video probabilmente lo vedrete alle 3:30, mi dispiace ragazzi, spero che lo vediate lo stesso. Però andate lì, iscrivetevi, vedete l'ultimo video che abbiamo messo, lasciateci un commento, perché comunque a parer mio nessuno in Italia fa queste cose, nessuno, e vi giuro che i prossimi format che faremo saranno ancora più
proprio delle cose giganti, ragazzi. Non avete idea di cosa abbiamo in mente. Comunque, raga, io come ultima cosa volevo dirvi una cosa. Ho iniziato a fare esercizio fisico e infatti mi fa male tutto. No, non è vero, mi fa male tutto. Sono stato i primi, tipo ieri non ho fatto perché ho fatto tardi, purtroppo. Però lo sto facendo in casa con un'applicazione che non apro perché magari mi blocca la registrazione dell'audio, che praticamente ogni giorno ti dà gli esercizi che devi fare. Ovviamente sto cercando di mangiare anche di più, mi sforzo di più a mangiare, così mi si allarga lo stomaco e posso mangiare di più. Però questa cosa è figa perché ti dà, ovviamente non sono esercizi specifici come se andassi in palestra, ovviamente, però in palestra adesso non c'ho tempo di andarci perché la mia vita non ce le ha quelle 2 ore per andare in palestra ogni 3 giorni, fidatevi, non ce l'ha la mia vita quelle 2 ore, quindi non posso. Però sto facendo esercizi in casa e sta funzionando, perché qua mi fa male tutto, fa male il petto, qua no in realtà perché sto sforzando più il sinistro, ovviamente, che ha meno forza, quindi il destro è più abituato a fare, a pompare. Mi facevano male gli addominali, vedi, ieri non ho fatti, infatti mi sento un po' in colpa, però era troppo tardi, non potevo fare esercizi alle 2:40 di notte. Quindi se avete voi palestrati che mi seguite qualche consiglio su esercizi, su alimentazione, su quello che cazzo vi pare, ditemeli, scrivetemi nei commenti, perché io, allora, il mio obiettivo sarebbe prendere tipo 1 chilo al mese, a me andrebbe bene, raga, perché nella mia testa ho pensato, ok, prendo 2 chili al mese, però 2 chili al mese sono 0,5 chilo a settimana, che è un botto di peso, che è veramente tantissimo peso, 0,5 chilo a settimana, ragazzi, per me, il mio metabolismo è tantissimo peso. Cioè voi non pensate che io sia magro perché non mangio, eh? Io posso scofanarmi 14 giorni di fila e non prendere 1 chilo, ricordate questa cosa. Infatti mi sono comprato la mia bilancina per pesare il fumo e per pesarmi me, e ogni settimana mi peso un giorno, però non so quando pesarmi, prima di pranzo, appena mi sveglio, quando ho fatto la cacca, prima di fare la cacca, prima di fare la pipì, dopo fare la pipì, di sera, di notte, di giorno, non lo so, ditemelo. Così mi segno i miei progressi. Non vi farò dei video al riguardo perché no, cioè non sono Ciccio Gamer che ha iniziato un percorso di cambio vita e vi vuole informare sulla sua salute, perché quella è salute più che forma fisica. Io sto semplicemente cercando di ingrassare, quindi non è un wow, che ha fatto? No, niente. Che se io già in un anno mettessi 10 kg mi andrebbe benissimo. Se volete vi informo nei Dread and Breakfast, ma anche, so che non mi interessa un cazzo, ma non vi farò una serie al riguardo, non c'ha senso. Lo vedete che mangio, non mangio, cosa faccio, cosa non faccio, faccio sesso, non faccio sesso, rubo, vado a girare col cane, che faccio, pulisco, tutte le cose che faccio, faccio dei video. Ho pulito casa, ho fatto una spremuta d'arancia buonissima, ho attaccato un orologio, mi si è rotto il joystick. Saranno tutti i miei video del 2018 questi. Comunque signori, io vi spezzo un finto rigolo, grazie a tutti per il supporto che mi stai dando in questo inizio anno, mi fa piacere. Come ho detto, i numeri stanno andando molto meglio rispetto agli ultimi 2 mesi, sono passati 8 giorni. Noi ci vediamo probabilmente stasera con il Rotto Commander, non mancare, mi raccomando, che sta andando veramente veramente bene, sono felicissimo, anche se è incredibile ragazzi, YouTube non monetizza Rotto Commander. L'episodio Dread e Cecchini che fanno sul Hitmarker, 70.000 views, $1.22. Poi c'hanno tutti il bollino giallo. Il bollino giallo è quando carichi un video, YouTube ti dà il bollino giallo perché ti blocca la monetizzazione, perché pensa che i tuoi video non siano adatti agli inserzionisti. Poi tu fai revisione manuale e ti dico che i miei video sono adatti, e lui fa, ah c'hai ragione, e te l'attiva il giorno dopo. Vabbè raga, ci vediamo alla prossima, vado a sbrigare di dammi sto video, ciao.